Iniziamo un nuovo anno e riconosciamo il dono di Dio del tempo, occasione per impegnarci nel bene, nella costruzione di un mondo nuovo segnato dalla pace. Credo che con questi pensieri possiamo dar contenuto alla espressione buon anno che oggi ci diciamo quando ci incontriamo. E non è difficile sperare un anno con qualche problema in meno, sia nelle nostre famiglie, sia nei nostri ambienti di vita o di lavoro, sia nelle nostre comunità, nel nostro paese come nel mondo intero. Ci auguriamo una maggiore serenità, una esperienza di vita più gioiosa, ma in cuor nostro sappiamo che tanti problemi e tante difficoltà ci faranno ancora compagnia nell'anno che iniziamo. Siamo cristiani e la nostra fede non si esprime soltanto nei comportamenti buoni, ma soprattutto nei pensieri e nelle scelte della vita, certamente in quelle importanti, ma anche nelle scelte piccole di ogni giorno, soprattutto nelle relazioni più intime e vicine. Ecco perché chiudiamo l'anno con la celebrazione del ringraziamento e iniziamo l'anno ponendoci sotto la protezione di Maria, Madre di Dio. Questo primo giorno dell'anno è il giorno che la Chiesa dedica alla preghiera per la pace. Fu il Papa Paolo VI, oltre 51 anni fa, che istituì questa giornata della pace, riconoscendo, era legatissimo il Papa Paolo VI alla pace in terris di Giovanni XXIII, riconoscendo che la pace è la condizione essenziale per la vita. La pace da costruire giorno per giorno, fedeli al comandamento di Gesù. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. E la via della pace è il perdono, la riconciliazione. È l'impegno al servizio dell'altro, è la ricerca della gioia e della speranza per l'altro. Così ogni anno, da 51 anni, il Papa, per questa giornata, invia un messaggio ai capi di Stato e di Governo di tutto il mondo per sottolineare l'uno o l'altro degli aspetti che rendono difficile la pace nel mondo. Quest'anno il tema scelto da Papa Francesco è migranti e rifugiati, uomini e donne in cerca di pace, usando un'espressione di Papa Benedetto XVI. Noi siamo impressionati, e così ci rappresentano i notiziari, anche il nostro telegiornale, per gli sbarchi di profughi, di emigranti nel nostro paese. Ma forse ci dimentichiamo che queste persone in cerca di un luogo dove vivere nel mondo sono oltre 250 milioni. Perché? Uomini, donne, vecchi, bambini, perché sono in fuga dalla loro terra?
per cercare un luogo dove vivere in pace. Perché la guerra, la fame, la mancanza di cure rende impossibile la vita di tante persone in tanta parte del mondo? Non si può far niente perché tutti questi fratelli possano vivere nel loro paese avendo un futuro davanti a loro? Quello che come cristiani possiamo fare, lo facciamo. Azioni di assistenza, di aiuto, per costruire strutture, scuole, ospedali, sono all'ordine del giorno delle nostre attività in tante parti del mondo. Ecco però la necessità di mettere accanto all'azione di carità anche la preghiera, perché il Signore vinca la durezza dei cuori e cambi la mente dei potenti di questo mondo verso una giusta ripartizione della ricchezza del mondo e verso un'equa distribuzione del potere. Non sarà la forza, non sarà la guerra che porterà la pace. Sarà solo l'amore, la considerazione, il rispetto dell'altro. Solo l'amore è la via della pace. Ecco perché il nostro sguardo sul mondo diventa la ricerca impegnativa e irrinunciabile di ogni giorno. Per questo guardiamo Maria, la madre del Signore, la madre che il Signore ha donato a noi dalla croce. Il suo esempio di umile servizio al progetto di Dio diventa motivo ispiratore. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. E quando a Cana si rivolge ai servi della famiglia, dice loro, come dice a noi, fate quello che lui vi dirà. Maria, invochiamo il tuo aiuto e la tua protezione.